La regular season in Coppa Italia si è un po' smarrita, però credo che ancora questa sera abbia dimostrato di avere tutte le caratteristiche giuste per riemergere, allora, anche da situazioni di difficoltà. No, io voglio i ragazzi di Rossano, venite qua, va. Eccoli qua, finalmente era un anno che vi volevo intervistare insieme e finalmente l'abbiamo. Questi sono ragazzi che sono cresciuti a Rossano, lo dobbiamo dire, loro sono veramente attaccati a questo loro inizio. Che facciamo? Senti, mi dici, ma se la tira un po' tanto oppure no, Daniele? Com'è? Bravo, ragazzo serio. Tantissimo. Tantissimo. Ha detto che te la tiri tantissimo. Ma no, sto scherzando. Due grandissimi ragazzi, io però parto da Gabriele. Allora, un'altra grande prestazione, non avete sfruttato, ci avete solo avuto quei momentini di blackout che noi abbiamo pensato potrebbe essere ancora la Coppa Italia che, insomma, che brucia un po' e nei momenti difficili magari non sai subito reagire. Questa l'abbiamo buttata là, però non so se è così. Vabbè, se devo parlare per me, la Coppa Italia l'abbiamo cancellata. Perfetto. Quello che è passato è passato. Adesso si pensa ai playoff, mancano le ultime tre partite. Momenti no ci sono, come in tutte le squadre. Noi è capitato il secondo set, ma poi ci siamo ripresi e l'abbiamo portato a casa. Daniele, un'altra grande partita la vostra, ma nel complesso è stata veramente una partita che vi potrebbe, non vi dico assicurare la regular season, però insomma avete fatto un grande passo in avanti, perché con una domenica positiva potreste chiudere primi ed sarebbe un grande obiettivo. Noi non mi dire che sei scaramantico. Sarebbe bello, sono scaramantico, quindi non lo dico, però vogliamo continuare a crescere, lo stiamo facendo, siamo felici della partita che abbiamo fatto qua in casa davanti al nostro pubblico contro una squadra che spinge, che ci ha messo anche in difficoltà nel secondo set, in realtà in tutta la partita, ma nel secondo set con le variazioni noi abbiamo un po' sofferto e non siamo riusciti a fare le cose semplici, più che altro. Lo dico a tutte e due, però dalla Coppa Italia ho visto proprio un cambiamento, cioè ho visto giocare veramente bene a pallavolo. Questo sì, assolutamente. Come volevate un riscatto? Ovviamente, e adesso ci mancano ancora due competizioni, lo Scudetto e la Champions League, e vedremo quello che succederà. Lascio la parola a Fabio Vullo, perché insomma le domande importanti le fa Fabio. No, beh, assolutamente. Vabbè, sì. No, e allora io parto invece da La Via. Grande vittoria stasera, avete riproposto quella che era la finale Scudetto. Quanto ha pesato secondo te l'assenza di Zaitsev dall'altra parte? Abbiamo visto Pellegrini che ha cercato di ruotare i suoi schiacciatori senza mai trovare, o perlomeno ha dato l'idea di non trovare mai la quadra giusta da quel punto di vista lì. Beh, secondo me l'assenza di Ivan ha pesato molto, perché lui dà tantissimo equilibrio sulla ricezione, cosa che secondo me oggi Mattia Bottolo ha fatto molto bene. Bravo, sì. Quindi, però comunque una presenza come Ivan in campo ti mette tranquillità, ti mette serenità. Poi sta facendo, secondo me, sta dimostrando anche lui tanto, quindi sicuramente l'hanno un po' sofferta. Noi l'abbiamo sfruttata e siamo stati bravi. Senti, rispetto all'anno scorso avete un opposto di ruolo, e che opposto? Un Reklinski che sta giocando una stagione straordinaria. Ne trovate giovamento il fatto di avere comunque un opposto punto di riferimento per i momenti importanti? Beh, sicuramente avere l'opposto di ruolo è bello, no? Ti permette di giocare una pallavolo più lineare, una pallavolo con una rete un po' più aperta, non ti costringe magari anche in contrattacco a sfruttare metà campo. Quindi sicuramente Camil ci sta dando una grossa mano e sta giocando veramente, veramente da Dio, sono felice. Però non dimentichiamo che Matei l'anno scorso ha fatto... Ci avete vinto lo posto di ruolo, non riceveva, quindi anche perché alla fine sì, ha giocato, si è sacrificato, partite, diciamo sì, così. Le partite, cioè le palle importanti le attaccava anche lui, quindi eravamo un po' abituati, però ovviamente avere Camil è bello. Gabriele, un passo in avanti grande in ricezione quest'anno, no? L'anno scorso lo cercavi, nel senso che sei sempre stato molto veloce, rapido in difesa, quest'anno sei migliorato anche in ricezione vicino ai due giocatori che comunque ti danno una grande mano in questo senso. Vabbè, giustamente avendo Daniele come coach che mi allena in allenamento, tra battute, anche tra consigli, è facile, no? Migliorare.
No, a parte gli scherzi, ovviamente siamo... Mi ascoltassi. Ci stiamo allenando tantissimo anche sulla fase di ricezione, infatti ogni tanto chiedo anch'io di andare a fare un po' di ricezione in più se è possibile, ovviamente per migliorare sempre di più e fare sempre uno step avanti. Bene. Per chiudere, raccontate come eravate a Rossano, come giocavate a Rossano, come è nato tutto quanto lì? Voi stavate insieme? Non abbiamo mai giocato insieme. Però stavate a Rossano? Sì, però eravamo a Rossano perché lui comunque era più grande, io ero piccolino, poi io sono andato a Castellana Grotte, poi lui è venuto anche a Castellana Grotte, però non abbiamo mai giocato insieme, la prima volta che giocavo insieme a tre. Vabbè, ma ascolta Gabriele, diciamo, lui è vecchio, tu sei giovane, lui è vecchio ormai. Però, insomma, Rossano è Rossano. Insomma. Rossano Caput Mundi. Perfetto, chiudiamo così che mi pare la cosa più bella, quindi ringraziamo Gabriele Lorenzano, Daniele Lavia. Grazie ragazzi. Ciao da Maurizio Colantoni. Complimenti. E da Fabio Vullo, ciao. Ciao, alla prossima. Ti faccio passare, ciao.